Altro giro e altra giostra. Si entra in piena atmosfera cavalleresca in città. Da ieri sono partiti i lavori in Piazza Garibaldi, che diventerà come ogni anno teatro di gara di uno dei tornei più ambiti d'Italia. Il clima della giostra si è respirato già nel weekend, quando Borghi e Sestieri hanno dato il via all'estate con svariati eventi di carattere ludico, storico e culturale. Il Sestiere di Porta Vanaresca ha inaugurato la stagione con la kermesse gastronomica a giri di vini all'insegna del gusto e della buona cucina. Solida atmosfera mozzafiato a Palazzo Tabassi con il banchetto rinascimentale del Sestiere di Porta Bonomini. A Sestiere di Porta Filiamabili è andata in scena la Noce Latina, un intero quartiere sceso in pista in una serata festosa e danzante. Piazza Santa Monica si è tinta di rosso con la Red Passion Night del Sestiere di Porta Ia Passeri, postazione cocktail, postazione selfie, musica e divertimento per una manifestazione semplice e originale. Stiamo avendo parecchio successo con tanta partecipazione da parte di un pubblico sia giovanile che meno giovanile. È importantissimo per quei motivi che sono l'aggregazione e per non pensare a tante problematiche che stiamo vivendo in questi giorni. Il rosso è appunto questo, vuole rappresentare la passione, la forza che riusciamo a trasmettere. Lo stesso è il nostro logo con l'aquila, siamo delle persone che molto passionali, che mettiamo tanta grinta e tanta forza e tanto amore verso il Sestiere. La zona sud di Corso Ovidio è tornata a vivere con una sfida a colpi di karaoke, tavoli all'aperto e risate a volontà nell'evento organizzato dal Borgo di Santa Maria della Tomba. Noi teniamo molto a questa zona di Corso, che ovviamente è la nostra zona, e quindi speriamo che anche le nostre attività possano servire per rivitalizzare una zona che per me è molto bella, quindi ci sono anche grandi attività se poi dopo andiamo in fondo. Serata a tema anche per il Borgo Pacentrano, con la specialità dei fagioli alla Bad per rendere omaggio al gigante buono del cinema recentemente scomparso. Le prossime settimane saranno piene di eventi. Si comincia il 15 luglio con il bando di sfida su Cortile dell'Annunziata. Il 23-24 luglio si svolgerà il Mundialito Beach Soccer, assoluta novità dell'edizione 2016. Il 30 e 31 luglio è in programma la giostra cavalleresca di Sulmona. Il 6 e il 7 agosto spazio alla giostra cavalleresca d'Europa e dei borghi più belli d'Italia. Chiusura con il botto il 9 agosto con il grande concerto di Renzo Arbore in Piazza Garibaldi.